Bentrovati al TG Teramo. Si è svolto ieri pomeriggio presso la sala consiliare della provincia di Teramo il consiglio aperto sulla sanità. L'incontro è stato molto partecipato e tanti sono stati i temi messi sul banco del governatore Gianni Chiodi. Il servizio. Si è svolto ieri pomeriggio presso la sala consiliare della provincia il consiglio provinciale aperto sulla sanità, cui hanno partecipato il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, il direttore generale della ASL, Giustino Varrassi, insieme al presidente della provincia, Walter Catarra, convocato dal presidente del consiglio, Mauro Martino. Buonasera a tutti. Un ringraziamento particolarmente sentito a tutti gli intervenuti e soprattutto al presidente della Giunta regionale Gianni Chiodi. Presidente della provincia Walter Catarra, quali sono i punti di maggiore rilevanza di questo incontro? Intanto mi corre l'obbligo di ringraziare il presidente Mauro Martino, il presidente del Consiglio provinciale e tutti i capigruppo di maggioranza e minoranza per l'organizzazione di questo Consiglio provinciale che avevamo annunciato già nel mese di aprile e che finalmente siamo riusciti a concretizzare. Era un consiglio provinciale proprio per portare di nuovo, se ce ne fosse bisogno, all'attenzione della provincia di Teramo, dei cittadini della provincia di Teramo e di tutte le organizzazioni sindacali che ruotano attorno alla sanità, il problema appunto della sanità regionale ed anche teramana. Certo, i punti maggiori, più rilevanti sono stati intanto il pareggio di bilancio della sanità abruzzese, cosa che non avveniva ormai da anni, e poi ci sono invece problemi di maggior rilevanza che riguardano la provincia di Teramo in particolare, quindi la ASL di Teramo e il direttore generale Giustino Varrassi, che ha parlato insieme a chi naturalmente è intervenuto durante il Consiglio delle lunghe liste d'attesa, della mobilità passiva, della chiusura o meno, smentita fra l'altro, di ospedali e di reparti e di riorganizzazione in generale del 118 e così via. E devo dire che il quadro che esce fuori, al di là delle polemiche, al di là delle anche esigenze che il territorio, tramite i propri amministratori, ho visto la volontà da parte del direttore generale e del governatore di venire incontro a queste esigenze per quanto possibile. Probabilmente chi critica e chi ha partecipato all'irresponsabilità della gestione della sanità nel passato, dove si spendeva l'ira di Dio, privilegi, sprechi, e avevano fatto diventare la regione Abruzzo una regione canaglia anche con un servizio scadente. Adesso il problema è questo, che per fare la sanità di qualità ci vogliono due cose: medici bravi e tecnologie di grande livello qualitativo. Per avere questo bisogna avere le risorse per investire su questo, altrimenti si chiacchiera solamente e si fanno magari un numero di primari elevatissimo, come era stato fatto in Abruzzo, che aveva meno primari, più primari dell'Emilia Romagna, eppure lì la sanità funziona. Quindi noi abbiamo fatto quello che dobbiamo fare, un discorso epocale. La regione Abruzzo non è più tra le regioni canaglia, è una regione che ha i conti in ordine e le carte in regola e adesso investe, e investe però non in posti, non in vantaggi per le vari gruppi di interesse che girano attorno al mondo della sanità, ma investirà in medici di qualità. Assumeremo 200 nuovi medici in maniera tale da consentire il ricambio dopo anni di blocco del turnover. Investiremo in tecnologie d'avanguardia, abbiamo già fatto sale operatorie nuove ad Ortona, sale operatorie nuove all'Aquila, risonanza magnetica nuova a Lanciano, tra qualche giorno risonanza magnetica nuova all'Aquila, nuovi il sistema della IORT all'Aquila, tutte cose insomma che sono di altissimo livello qualitativo. E la regione Abruzzo sa via ad essere una regione come le Marche, che non spende più di quello che riceve, ma avrà una sanità di qualità. Questo 2 anni e mezzo fa era impensabile, eravamo davanti a un iceberg, a una crisi di debito. Naturalmente questo ha fatto impazzire tutte le lobby e i gruppi di interesse, professionali, sindacali, di mero potere clientelare, quindi politico, imprenditoriali, e lo so, ma finché ci sarò io, questa linea del Piave non verrà mai più sorpassata. La regione Abruzzo si avvia ad essere una regione all'avanguardia da un punto di vista sanitario, oggi apprezzata e rispettata in Italia per quello che abbiamo fatto, e non è vero che i servizi sono peggiori, perché le liste d'attesa, così come la mobilità, sono frutto, sono l'effetto di una causa. La causa non è che le cose si cambiano da sera a mattina, sono l'effetto proprio di una situazione drammatica che abbiamo ereditato,
col tempo, se ci lasciano fare, se ci lasciano riconvertire gli ospedali pericolosi, quelli piccoli, se non ci si mette di mezzo anche il TAR, se non ci si mettono di mezzo le varie situazioni, la Regione Abruzzo potrà avere tra proprio il fiore all'occhiello proprio il sistema sanitario. Tra 2 anni e mezzo ne riparliamo e ne si vedrà. Quali saranno gli interventi sul pronto soccorso di Teramo? Il pronto soccorso di Teramo sta assumendo per ora una caratteristica molto più funzionale. Abbiamo già programmato in maniera, anzi è già in esecuzione, intanto uno spostamento di personale sul pronto soccorso. Al momento attuale nessuno più può lamentarsi che c'è poco personale nel pronto soccorso, sia in termini di infermieri che in termini di medici. Al lato di questo poi stiamo modificando la struttura anche ambientale con dei movimenti interni, ma questo sarà un passaggio intermedio, considerando che il nostro fine sarà, mi auguro di essere ancora qua quando ciò succederà, di dare all'ospedale Mazzini di Teramo, che è una struttura meravigliosa, un dipartimento delle emergenze e accettazione che sia degno di un ospedale meraviglioso. Presidente del Consiglio Mauro Martino, l'importanza di questo consiglio e l'obiettivo? Allora, è chiaro che fare questo consiglio sulla sanità nella provincia, che non ha competenze specifiche, significa dare delle informazioni le più possibili reali allo stato dell'arte della sanità teramana, perché le richieste avanzate che finiscono sugli organi di stampa e quindi anche sulla vostra TV sono state le più disparate, e quindi c'è secondo me un'esigenza di chiarezza che va affrontata in una maniera seria, perché il problema è serio. Io sono medico, sono stato dentro un ospedale tutta la vita, è evidente che affrontare i problemi soltanto per scopi che vanno al di là di quella che è veramente l'anima della sanità, cioè assicurare un servizio al malato, perché spesso noi parliamo di tante cose e alla fine finiamo per dimenticarci che lo scopo della sanità è quello di assistere il malato. Mauro Sacco, capogruppo dell'Italia dei Valori, quali considerazioni oggi farete? Le considerazioni sulla situazione della sanità teramana. La nostra è una provincia che purtroppo nel tempo ha pagato lo scotto di quella che è stata la politica sanitaria sbagliata, diciamo, di altre province. Noi praticamente fino ad ora abbiamo, essendo una provincia virtuosa, nonostante questo abbiamo dovuto pagare il drenaggio dei fondi che le altre province, legacy, cliniche private, hanno avuto nei confronti del bilancio sanitario regionale. Oggi noi siamo qui a dire che la nostra provincia non merita questo trattamento, anche in termini appunto di quello che è stato con gli atti aziendali attuati dal nuovo direttore generale. Noi siamo fortemente contrari, poiché praticamente sono dei tagli lineari, abbastanza indiscriminati, ma la cosa che più ci allarma, la cosa che più ci preoccupa è determinata dal fatto del taglio, della soppressione, diciamo, del 118, del servizio di emergenza territoriale, ridotto in alcune parti da H24 a H12 e in alcune parti addirittura non c'è il medico, è stato sottratto, è stato tolto del tutto. Berardo Rabuffo, capogruppo regionale di FLI, quali saranno i vostri quesiti nella giornata odierna? Noi abbiamo una serie di perplessità. La prima è la mancanza totale di partecipazione, perché in Abruzzo la sanità è commissariata e quindi il Consiglio regionale di fatto non si è mai interessato di problematiche sanitarie, o meglio si è parlato, si è discusso, ma non è che si è mai votato qualcosa. Noi chiediamo di votare il nuovo piano sanitario regionale in Consiglio regionale, potremmo anche votare a favore, perché no, condividerlo, altrimenti rimane qualcosa nella mente di pochi e la sanità diventa sempre più uno strumento di potere e sempre meno qualcosa che serve alle persone, ai più deboli, a chi ha problemi. Sono grandi eccellenze, grandi professionalità, però momenti di grande caduta che poi portano a una forte mobilità passiva, cioè gente che si va a curare fuori dalla nostra regione. Questo è ancora molto alto e ci costa tanto. Allora meno disegni di potere e più cercare di rispondere ai reali problemi dei cittadini.
Tommaso Di Febbo, coordinatore provinciale di SEL, voi nella seduta di oggi avete compilato un questionario con le vostre proposte sulla sanità. Quali sono nel dettaglio? Noi come Sinistra Ecologia e Libertà già nel mese di marzo abbiamo fatto una conferenza stampa in cui abbiamo presentato una serie di proposte che sono riportate all'interno di questo documento. Quindi noi abbiamo presentato delle proposte che portano a una ristrutturazione totale per quanto riguarda la rete degli ospedali presenti nella nostra provincia, in modo da ridurre le liste di attesa e al tempo stesso anche per affrontare il problema della mobilità passiva, anche questo problema che emerge soprattutto nell'ospedale di Sant'Omero, in quelle zone lì, per ridurre anche questa problematica, cioè dei pazienti che vanno in altre regioni a farsi curare e non si curano invece nelle nostre, che poi sono un costo aggiuntivo per le casse della regione Abruzzo. In più noi abbiamo anche fatto delle proposte anche per salvaguardare il 118, perché noi pensiamo che anche in quel caso occorre un servizio efficace ed efficiente a garanzia dei cittadini, perché sulla salute dei cittadini non si scherza, è un servizio che va garantito anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle somme che sono utilizzate dalla Regione Abruzzo riguardano proprio la sanità, e sulla sanità non si possono più accettare sprechi e clientele, occorre efficienza ed efficacia nelle scelte che si fanno. E salvo per il momento l'UTIC di Atri, tutto è rimandato al 7 settembre quando il Tribunale Amministrativo Regionale deciderà se chiudere il reparto o no. Dal provvedimento di chiusura dell'UTIC di Atri se ne è parlato sia ieri al Consiglio Provinciale sulla Sanità che questa mattina in una conferenza stampa voluta dai gruppi consiliari al Comune di Atri, il servizio di Corinna Di Matteo. Sindaco Monticelli, oggi una conferenza stampa per parlare dell'UTIC di Atri, ma se ne è già parlato ieri al Consiglio Provinciale sulla Sanità. Quali conclusioni? Ma conclusioni non ce ne sono, perché ognuno rimane nelle proprie posizioni. La città di Pineto, città afferente all'ospedale di Atri, insieme ai consiglieri comunali di Silvi e di Viatri, hanno fatto un ricorso al TAR, che è un secondo passaggio sul provvedimento di chiusura dell'UTIC del 1 agosto, ci avessi vincere questa battaglia. Noi dobbiamo portare un risultato più grande di una battaglia, di una guerra sull'ospedale di Atri, nel senso di difenderla con tutte le forze possibili che la democrazia ci dà, quella della discussione, del ricorso, anche questo è un fatto democratico. L'UTIC è ferma per adesso, la decisione della chiusura, ma noi non siamo affatto tranquilli, perché questa è un'area vasta che deve essere salvaguardata e non si riesce a capire perché bisogna chiuderla ad Atri e portarla a Giulianova. Questo vorremmo capire, come urologia chiuderla ad Atri e portarla a Giulianova. Noi questo non riusciamo a capirlo. Purtroppo l'ospedale di Atri, la gamma camera non arriva, l'attacco a multistrati non arriva, la risonanza magnetica non arriva, l'introduttore non arriva, quindi si riesce a capire qual è la finalità dell'ospedale di Atri, quella di chiuderla. Lei ha fatto ricorso al TAR, che è stato respinto. Dopo il ricorso al TAR, al Consiglio di Stato? È stato non accettato, non ha dato una spiegazione, quindi ha rimesso ad organi superiori quello che potrebbe essere il Consiglio di Stato, però siamo stati vincenti nel bloccare la chiusura dell'UTI. Questo è un grosso risultato che comunque non ci fa stare tranquilli, come ho detto prima, ma continueremo la battaglia insieme a tutta la cittadinanza, a tutti gli operatori che ci chiedono fortemente di continuare su questa linea. Gabriella Liberatore, è stata scongiurata la chiusura immediata dell'UTIC di Atri, tutto rimandato a settembre. Quali sono le vostre azioni? Cosa pensate di fare? Certo, è opportuno forse fare anche una piccola premessa, poiché il provvedimento che è stato impugnato, il provvedimento del 15 luglio firmato dal capo del Dipartimento napoletano e dal direttore sanitario dell'ospedale di Atri, che prevedeva a partire dal 1 agosto la chiusura dell'UTIC di Atri con la sospensione di tutti i servizi che l'UTIC a oggi presta, come l'impiantare i pacemaker. Qualche ora dopo la notifica del provvedimento ci siamo come consiglieri comunali subito attivati, chiedendo al sindaco del comune di Atri di convocare un consiglio comunale straordinario, urgente, entro pochissimi giorni, proprio per mettere in campo tutte le iniziative necessarie volte a scongiurare questo, che appunto il 1 agosto chiudesse e venisse smantellato
della Talutic. Il sindaco non ha convocato il Consiglio Comunale e contemporaneamente quindi abbiamo seguito la via giudiziaria, quindi impugnando presso il TAR che con un decreto presidenziale ha scongiurato la chiusura dal 1 di agosto. Il 7 settembre si entrerà nel merito e all'indomani della decisione che verrà assunta dal TAR il 7 di settembre decideremo se opporci al Consiglio di Stato o qualora la richiesta di sospensiva dovesse essere accolta definitivamente, chiaramente a quel punto si aprirà una stagione completamente diversa e nuova. Ed ora parliamo dell'ATR di Colonnella. Il gruppo Poggi Polini non perfeziona l'offerta e sale la preoccupazione in merito alle sorti del gruppo industriale ATR, motivo per il quale sindacati e istituzioni si sono riuniti al tavolo delle relazioni industriali della provincia di Teramo. Ascoltiamo nell'intervista il presidente della provincia, Walter Catarra. Presidente Walter Catarra, quali sono le motivazioni dello stop alla trattativa di vendita dell'ATR alla Poggi Polini? Beh, intanto non è uno stop, diciamo che ci sono dei problemi, sono sorte delle questioni che riguardano la prelazione sugli affitti dei capannoni, la prelazione sull'acquisto dei capannoni da parte della Poggi Polini, ma sono tutte vicende che sono state anche brillantemente risolte da parte della procedura, devo dire. Ma nonostante questo c'è qualche problema di crediti, di garanzie e così via. Diciamo che noi all'indomani della assegnazione, dell'aggiudicazione della gara eravamo tutti abbastanza euforici e contenti della soluzione che si era trovata. Purtroppo il 25 luglio c'era l'incontro per la firma presso il notaio dei progetti, dei contratti preliminari, che purtroppo non è avvenuta, per cui questo ci ha fatto suonare un campanellino d'allarme. Noi avevamo già previsto per il 27 luglio mattina una riunione con i sindacati, questa si è svolta e abbiamo convenuto insieme a loro, abbiamo condiviso insieme a loro la Regione e lo stesso Terracciano di dover fare qualche azione congiunta. Forse un po' più eclatante rispetto a quello che abbiamo fatto oggi, perché i tempi stringono. Abbiamo il termine ultimo del 10 di novembre come data utile per poter chiudere con i contratti definitivi. Per noi, che sia Poggi Polini che sia chiunque altro, non cambia nulla. Noi abbiamo sostenuto già da tempo con le organizzazioni sindacali, peraltro, che quello che interessava era la sostenibilità del progetto industriale presentato dal eventuale acquirente, e i numeri che ci avevano fornito dalla Poggi Polini, che sembravano quelli per l'aggiudicazione, erano di quelli sostenibili sia per noi istituzioni che per il sindacato. Naturalmente questo, questa battuta d'arresto rimette in gioco un po' tutte le carte, e quindi noi adesso dovremo ricominciare. Avevamo già fatto tante azioni insieme al sindacato, devo dire la verità, che erano andate a buon fine, sembrava. Oggi dobbiamo ricominciare, non dico da capo, ma dobbiamo ricominciare a tessere una tela che ci dovrà inevitabilmente portare al 10 di novembre con una soluzione definitiva che non sia naturalmente il fallimento. È l'unica soluzione che dobbiamo assolutamente scartare. Tutte le altre adesso le valuteremo. La procedura ha già iniziato un giro di consultazioni con i vecchi offerenti, con tutti coloro che in qualche maniera avevano esternato questa loro volontà di partecipare alla gara, e abbiamo chiesto alla procedura insieme ai sindacati di poter vedere, incontrare questi potenziali acquirenti per avere notizie un po' più certe, e per valutare anche i piani industriali che saranno presentati. Quindi non c'è una vera, un vero stop, una vera battuta d'arresto, le cose sono ancora in divenire, ma certo i tempi stringono e bisogna che usciamo fuori con una rinnovata vigoria per ottenere l'obiettivo che poi è di tutti, è dei lavoratori, ricordo 530 lavoratori, dei loro rappresentanti, le organizzazioni sindacali, che devo dire ad oggi, l'ho sempre detto e lo ripeto, si sono comportate degnissimamente davvero, e le istituzioni insieme devono trovare questo percorso possibile. E passiamo alla pagina degli appuntamenti. Questa sera in Piazza Martiri della Libertà si svolgerà la Notte della Taranta, pizzica e altro. Protagonisti dell'evento saranno i Ribriganti, che terranno un concerto a ingresso libero a partire dalle 21.
Ed ancora dal 4 al 7 agosto torna a Penna Sant'Andrea il 35esimo incontro di folklore internazionale. I particolari e il programma nel servizio. Sindaco Fabbri, dal 4 al 7 agosto a Penna Sant'Andrea il 35esimo incontro di folklore internazionale. Quali sono gli eventi di quest'anno? E quest'anno abbiamo una giornata in più rispetto alla tradizione ultima, e cioè la prima serata, che è la notte della Saldarella. Questa giornata vuole celebrare un po' quello che è il ballo più antico e più diffuso dell'Italia centrale. Infatti avremo gruppi sia dell'Abruzzo ma anche delle Marche, del Lazio, e che diciamo vada un po' a valorizzare questa danza. Oggi siamo pieni di notte della Taranta o della Pizzica, bellissimo pure quello, però è meglio valorizzare la nostra tradizione, che non ha niente da invidiare. Poi abbiamo, come gli altri anni, la seconda serata, il venerdì ci sarà la sera dedicata ai gruppi al femminile, quindi gruppi di musica folcloristici composti da solo donne. Il sabato, come ormai da 2-3 anni, la notte folk, cioè fino all'alba, con gruppi di varie origini, dal Kenya all'Abruzzo, alla Campania, alla Calabria, alla Emilia Romagna. La domenica invece, la serata diciamo finale, ci sarà nel pomeriggio la sfilata di gruppi internazionali e dei bambini del Lacci d'Amore. Noi abbiamo, oltre al Lacci d'Amore diciamo dei grandi, ci sono due gruppi di bambini, delle materne, elementari e delle medie, che si esibiranno nel pomeriggio. Poi la sera ci saranno tutti i gruppi internazionali partecipanti, che si esibiscono fino alla fine diciamo. Penna Sant'Andrea è famoso per questo gruppo, il Lacci d'Amore. Questa danza particolare come si svolge? Sì, in effetti pensiamo, noi aspiriamo ad essere, qualcuno già ce lo riconosce, ad essere la capitale del folklore in Abruzzo, perché il Lacci d'Amore è sicuramente uno dei gruppi più antichi, se non il più antico, risale almeno a un secolo fa. Già negli anni 20 era attivo fuori anche da Penna Sant'Andrea. È una tradizione molto radicata, questa del ballo dell'intreccio, che affonda le origini nell'antichità, nella preistoria, diciamo nei riti arcaici. E tuttora è molto sentito, l'intreccio è molto scenografico, spettacolare, diciamo. C'ha i suoi rischi, perché basta un piccolo errore e si può inciampare tutto. Ed oggi è molto richiesto, sia come gruppo folcloristico in giro per l'Italia e per l'Europa. Diciamo, sono stati di recente in Ungheria, a fine mese, a fine agosto andranno in Croazia, quindi ogni anno ci sono varie uscite importanti. È anche richiesto sul territorio, perché praticamente un po' tutti quelli che si sposano chiedono come rito propiziatorio questo ballo, perché secondo la tradizione, se l'intreccio riesce il matrimonio sarà felice, altrimenti no. Fino a mo' è sempre riuscito, devo dire, quindi si può. Meno male che è sempre riuscito. Quindi un gruppo che si tramanda di generazione in generazione. Sì, diciamo, oggi ci sono dei ragazzi che hanno avuto i bisnonni, se non di più, che hanno fatto il laccio pure loro. Quindi è seguito, il popolo è molto attaccato, la popolazione, a questa tradizione. In questa manifestazione non solo danza e musica, ma anche una mostra di strumenti musicali artigianali. Sì, abbiamo già sperimentato l'anno scorso, c'è un artista, un artigiano, Enzo Di Silverio, che produce proprio artigianalmente una serie di strumenti musicali tradizionali, e gli abbiamo proposto di stare da noi, starà 2-4 giorni con la sua esposizione. Poi, oltre a quello, ci sarà l'esposizione del Lacci d'Amore, l'esposizione è una mostra della riserva naturale Castel Cerreto, che abbiamo lì appena Sant'Andrea, e altri artigiani che saranno lì presenti sul posto. E quali sono le aspettative per quest'anno? Ma io credo che sono molto ottimista, ripeto, salvo problemi di tempo come in questi giorni. Sono molto ottimista perché viene sempre più apprezzato. Noi abbiamo richieste e contatti da ogni parte d'Italia. Ci sono gruppi che ci chiedono di venire dalla Russia al Sud America, ma anche privati che ci telefonano da varie regioni interessati a questa cosa. Quindi credo che ci sarà folla come sempre. Monica Dorazio, presidente della Proloco di Penna Sant'Andrea, a questa 35esima edizione di folklore internazionale, anche la terza sagra degli gnocchi. Sì, esattamente. Noi è il terzo anno che facciamo questa sagra e potrete degustare appunto i nostri gnocchi. In più ci saranno altri piatti tipici, come ad esempio arrosticini, frittelle, tutte queste cose. E quali sono gli altri eventi che si svolgeranno a Penna durante l'estate? Allora, venerdì ci sarà un teatro dialettale, domenica un teatro sociale, il 3 ci sarà una sfilata di moda e il 13 Art and Trash, sempre organizzato da noi e il Comune.
si terrà il 6 agosto a Castelli la seconda edizione di Miss Italia Salsa 2011. 11 Miss si sfideranno al ritmo di salsa. I particolari e il programma nel servizio di Corina Di Matteo. Maria Francesca Nicodemi, quest'anno l'Abruzzo ospita la finale di Miss Italia Salsa 2011 che si terrà a Castelli il 6 agosto. Esatto, sì, il 6 agosto siamo ospiti a Castelli in Piazza Roma, e dove verrà svolta questa manifestazione per eleggere, diciamo, la più bella ballerina nel mondo salsero e nel mondo, appunto, panorama italiano, qui panorama abruzzese, dove comunque questo mondo sta prendendo piede sempre di più. Bellezza sì, ma al ritmo di salsa, quindi. Bellezza sì, ma non solo gambe lunghe e occhi verdi, ma anche un ritmo e una sensualità che deve trasmettere, deve coinvolgere il pubblico. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Il San Nicolò Calcio, da poco promosso in Serie D, ha illustrato questa mattina la campagna abbonamenti e la rosa dei calciatori. Il servizio. Presidente Salvatore Di Giovanni, oggi la presentazione della nuova avventura, quest'anno in Serie D. Sì, quest'anno in Serie D è per la prima volta nella storia del San Nicolò Calcio che viene questo. È per la prima volta che abbiamo indetto una conferenza stampa dove abbiamo presentato praticamente l'inizio ufficiale della campagna abbonamenti, e lo abbiamo legato anche al fatto che quest'anno siamo praticamente, abbiamo come partner sociale un'associazione Onlus, la Agave, che si occupa praticamente di soggetti, di persone che sono affetti da autismo, quindi che soffrono. Noi abbiamo voluto questo, e per me è stato un onore poterne far parte, poter sposare questo progetto, perché è giusto per noi che facciamo sport poter essere vicini a queste associazioni che aiutano durante tutta la loro vita persone, bambini soprattutto, che soffrono, e quindi per noi è un piacere fare questo. Quando ci sarà la presentazione della squadra? La presentazione della squadra ci sarà domenica prossima, quindi domenica 31 luglio alle ore, diciamo, 20:30 qui in Piazza Progresso, abbinato con la festa della Proloco, quindi faremo la presentazione sperando che sia buon tempo, soprattutto perché visto i tempi che sono adesso, e quindi speriamo che ci sia abbastanza gente per poter poi presentare bene questa squadra, questa nuova squadra. Alfredo Natali, direttore sportivo, parliamo un po' della nuova rosa dei calciatori. Beh, la nuova rosa dei calciatori è composta da un misto di ragazzi che meritatamente hanno vinto il campionato l'anno scorso, quindi noi abbiamo confermato circa il 70% dell'ossatura della passata stagione. Poi abbiamo inserito un gruppo di ragazzi giovani provenienti dai settori giovanili di Frosinone, Pescara, Foggia e Giulianova. Ci sono i nostri ragazzi del settore giovanile, in più, come anziani, tra virgolette, sono arrivati Mario Orta dal Teramo, Davide Costantini del Pineto e Mattia Sarce, che ha giocato gli ultimi campionati in Bolivia e in Costa Rica, ma un nostro ex calciatore di 2 anni fa. L'abbiamo volentieri riaccolto perché è un ragazzo eccellente sotto tutti i punti di vista. E poi Antonio Mottola dal Brindisi. Sono ragazzi che comunque, pur vantando un'esperienza importante calcistica, sono ancora giovani. Abbiamo voluto, insomma, mantenere un'età abbastanza giovane di questa squadra per affrontare questo campionato, insomma, molto impegnativo. Gianluca Scacchioli, direttore generale, la squadra è al completo o ci saranno nuovi acquisti? Beh, oggi arriva l'ultimo giocatore acquistato 2 settimane fa, Mattia Sarci, arriva proprio oggi a Roma, quindi ufficialmente siamo al completo, anche se ci siamo dati un termine, come dicevo prima, nella precedente intervista, siamo dati un termine di 10 giorni per valutare l'attuale gruppo, che secondo noi va valutato attentamente. Ci sono degli elementi buoni, delle piacevoli scoperte, novità, e ci siamo dati un termine di 10 giorni per valutare questo gruppo, e probabilmente una pedina sarà aggiunta. Vediamo se poi in attacco, a centrocampo, in difesa. È un campionato nuovo, ci abbiamo un po' di timore, quindi non vogliamo sbagliare. Il programma delle amichevoli, quando si parte? Beh, la più importante è il 7 agosto, quindi al torneo a Ciavatti. Sabato comunque ci abbiamo, sabato dopodomani, un amichevole con il Colonia Paese alle 5. Siamo stati invitati per la prima volta al torneo a Ciavatti, giocheremo il 7 con l'Angolana, se non sbaglio, questa è la data più importante. Poi ci sono pure qualche amichevole da definire ancora. Una soddisfazione quest'anno per la prima volta nella storia in Serie D? Sì, una soddisfazione doppia sarà rimanerci in Serie D, perché insomma significa confermare il campionato, che è un campionato dove partecipano città importanti, e quindi per noi è un onore
se eventualmente dovessimo riuscire a confermarci. Vicepresidente dell'Agave, come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa nasce da una, diciamo, da un contatto avuto con Piero Dorazio, che, conoscendo la nostra attività di Onlus ed essendo coinvolto direttamente lui con questa società sportiva, mi ha proposto se la nostra associazione era, diciamo, orientata ad avere una collaborazione con il San Nicolo Calcio, perché ovviamente loro intendevano portare anche un messaggio di comunque solidarietà, essere utili in qualche modo a delle associazioni non a scopo di lucro che lavorano sul sociale. E ovviamente io sono stato entusiasta, perché diciamo che una delle nostre, diciamo, mission è quella di farci vedere, veicolare le difficoltà del mondo della disabilità e portarle nell'ambiente che di solito non è abituato ad avere a fianco il mondo della diversità. Marianna Sacco, responsabile del marketing, qual è la nuova formula della campagna abbonamenti? Sì, oggi abbiamo presentato in conferenza stampa la nuova campagna abbonamenti insomma, per questa stagione sportiva 2011-2012. Abbiamo pensato a comunque, insomma, un po' tutte le fasce che potrebbero essere interessate, appunto, ad acquistare un abbonamento al San Nicolo Calcio. Partiamo da questa nuova formula, che è una formula pensata e creata per il tifoso, il sostenitore del San Nicolo Calcio, che è l'abbonamento special. All'interno di questo, sottoscrivendo appunto questo abbonamento, appunto chi acquista l'abbonamento riceverà anche la polo ufficiale della squadra e alcune agevolazioni, quali il passaggio auto per l'ingresso riservato nel parcheggio dello stadio. E ancora un abbonamento pensato per gli over 65, dei ridotti per le donne e per i ragazzi in fascia d'età compresi tra i 16 e i 18 anni, e ancora un abbonamento speciale per le famiglie dei ragazzi del settore giovanile del San Nicolo Calcio. Per agevolare anche ulteriormente nell'acquisto, appunto, dell'abbonamento, tutti coloro che sono iscritti alle associazioni culturali di San Nicolò e alla Proloco di San Nicolò a Tordino potranno usufruire di uno sconto di 25 euro sul costo di alcuni abbonamenti. Inoltre, chi sottoscrive l'abbonamento al San Nicolò Calcio potrà usufruire di particolari scontistiche nei negozi che hanno aderito all'iniziativa San Nicolò Shopping Village. E con questo servizio termina qui il nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento.